questa conferenza è dettata insomma dalla stretta attualità, insomma, dal fatto che la caduta di questo governo ha comunque aumentato, no, le riunioni fra noi, fra tanti altri gruppi parlamentari, proprio perché la legge prevede questo, insomma la legge elettorale attuale prevede questo. Noi in questo momento ci rendiamo assolutamente conto che questo particolare momento è concentrato assolutamente in maniera evidente sulla logica solo delle alleanze. Capiamo che in questa ottica, quindi, di andare a fare discorsi esclusivi solo sulle alleanze può essere stancante per coloro che vedono la politica, qualcosa che invece deve essere effettivo, come la cittadinanza. E tutto questo balletto, quindi tutto quello che sta ruotando intorno alle alleanze, non ci appartiene, non ci è mai appartenuto, e appunto anche accade ciò in evidenza del fatto appunto della legge elettorale, che ha i suoi limiti, si potrebbe parlarne anche per svariati minuti o ore. Allora, partendo dal punto fisso, da un punto che è alla data dell'8 di agosto. Noi l'8 di agosto abbiamo fatto come rete e Movimento Democratico San Marino Insieme una conferenza stampa nella quale abbiamo aperto al movimentismo, quindi al fronte movimentista, quindi anche contemporaneamente a Civico 10, e lo ribadiamo fortemente anche oggi. Questo perché? Perché noi crediamo assolutamente che possa essere un punto qualificante adesso fare in modo che i fronti movimentisti siano uniti. Questo, ripeto, alla data dell'8 di agosto, quella conferenza stampa, e oggi siamo il 28 di agosto, quindi ribadiamo a 20 giorni di distanza la centralità dei movimenti, l'unità dei movimenti per fare in modo che ci sia un altro tipo di politica, migliore o peggiore non si sa, ma certamente diversa per come abbiamo inteso noi, sia Rete, Movimento Democratico, Civico stesso, in questi 4 anni hanno dimostrato di saper fare all'interno dell'aula consigliare, perché un conto era comunque essere fuori dall'aula consigliare o comunque avere personaggi singoli all'interno dei partiti. Un conto è avere invece un fronte forte, un fronte comune e un fronte movimentista anche all'interno dell'aula, e ci sono stati diversi momenti in questi 4 anni in cui tutti e tre indistintamente ci siamo comunque trovati assolutamente sulla stessa linea, sulla stessa corda, insomma, su alcuni. Ma perché noi andiamo a ribadire anche oggi, a 20 giorni di distanza, che l'unità dei movimenti è fondamentale? Perché a oggi, 28 di agosto, da qui 29 di agosto, quello che è, questa unità creerebbe un centro gravitazionale molto forte per modificare l'intero sistema sanmarinese, perché è evidente il fatto anche nell'ultima sessione consigliare che i partiti tradizionali guardavano cosa avrebbero detto, fatto su alcune tematiche i movimenti, tutti i movimenti, quindi erano fortemente in difficoltà, tant'è che anche alcuni membri della maggioranza durante il dibattito sulle dimissioni della Mularoni avevano evidenziato, membri della maggioranza ripeto, la differenza anche di attuazione delle cose da parte della Mularoni. Quindi noi veniamo dal 2012, il mandato che ci fu dato dalla cittadinanza che ci diede modo di entrare in politica e nel Consiglio Grande Generale era appunto quello di riformare la politica stessa. La riforma della politica in questo caso non è altro che la precondizione affinché tutte le riforme del Paese inizino a portare un segnale positivo alla cittadinanza e anche una rivalutazione del sistema politico stesso, perché ripeto, i balzelli, tutto ciò che sta accadendo, scioglimenti, apparenti scioglimenti, annessioni, future annessioni, è qualcosa che a nostro modo di vedere non ci interessa, ribadisco, non ci interessa. Noi rimaniamo strettamente legati a quella conferenza dell'8 di agosto in cui palesavamo e rafforziamo oggi tuttora la centralità che devono avere i movimenti per una propria
storia loro, per quello che hanno dimostrato in questi 4 anni, e sappiamo benissimo che potremmo, con l'unità dei movimenti, fare qualcosa in questo paese adesso, quindi con le prossime elezioni. Okay.